Bambini, buongiorno! Benvenuti anche a questa giornata! Continuiamo a camminare insieme verso Gerusalemme, insieme anche a Elisa e Lara. Ma aspetta! Cosa succede? Aspetta, sua morta! Ce la fate? Sua morta! Non è il problema! Secondo me è la lasagna di ieri! Ma che lasagna? Qualcuno ci ha messo nello zaino qualcosa! È pesante davvero? Da morire! E lì sarà la mangiare del prosciutto cotto! Ci sarà Provate a controllare cosa avete nello zaino! Ma guarda che c'è il prosciutto cotto di ieri! Sì, ma ci hai fatto uno scherzo? No, non è uno scherzo! Non si... State serena, non è uno scherzo! Vabbè, sì, ma... guardiamo, perché... Guarda che è pesante! Vai, prova a guardare bene cosa avete messo dentro! Vediamo un allora. Po'! Allora... Come mai aspetta, è così pesante schiena, il vostro schiena. Zaino? Ah, ok! Allora... Suor Marta! Ma cosa ci hai messo, Suor Marta? Cosa hai fatto? Fammi vedere, Ma scusa, ma questo è uno scherzo di cattivo gusto! Volevi arrivare... Dove senza di noi? Ma io guardo... Ti sei lasciato Dai, tira fuori, fai vedere anche a loro che cos'è. Aspetta! Cosa fai? Una pietra? E cosa ci fa una pietra nello zaino? Ma anche tu? Anche tu proprio uguale. Stai su, dai che ce la fai. Nello zaino. Ma cosa ci farà questa pietra nello zaino? Non lo so, perché di solito nello zaino le pietre... No. Cioè, io lo so che cosa ci fa questa pietra nello zaino. Anzi, i nostri amici anche oggi ce lo potranno spiegare. E allora, linea agli inviati speciali. Di Pietro. Pietro chi era? Pietro era un pescatore, una persona semplice che è stata scelta da Gesù, un apostolo di Gesù. E Pietro, dovete sapere, che voleva tanto bene a Gesù, voleva talmente bene a Gesù che a un certo punto gli dice: sai Gesù che io ti seguirei ovunque, io sarei sempre con te, ovunque. Ma invece cosa succede? Succede che quando Gesù viene arrestato, Pietro si confonde nella folla e tante persone lo riconoscono, gli dicono: ma tu sei l'amico di Gesù, tu sei quello che seguiva Gesù. E lui per tre volte al cantare del gallo dice: io non lo conosco Gesù, io non l'ho mai visto. No, ha rinnegato l'amicizia di Gesù come se non lo conoscesse. Ma sapete cosa è successo di importante, ragazzi? Che a un certo punto Pietro si rende conto di quello che ha fatto e di quello che ha detto. E allora scoppia in un pianto, piange amaramente perché dice: no, io ho rinnegato l'amicizia con Gesù, io non è vero che non lo conosco, io gli voglio un mondo di bene. E in quelle lacrime è scoppiato il miracolo d'amore. Lo sguardo di Gesù è entrato nel cuore di Pietro, in quelle lacrime. E cos'è successo? Quelle lacrime sono diventate una benedizione per la vita di Pietro, al punto che lui riscopre il grande amore verso Gesù e come Gesù lo amava, al punto da perdonarlo. Di prendere un pezzo della pietra.
pietra su cui è stata costruita tutta la chiesa intera. La voglio portare a casa. Un pezzettino anche noi! Ma è impossibile! È troppo solida questa pietra, indistruttibile! Ma ragazzi, ma sapete perché Gesù dà a Pietro il nome di Pietro? Perché Pietro vuol dire roccia, Pietro vuol dire pietra, qualcosa di solido, di stabile. Ecco perché l'ha scelto a guidare la chiesa, ad essere il primo papa. Ma certo, ecco perché non si rompe, perché lì dentro c'è la tomba di Pietro. No, e quindi questa roccia è ancora più solida perché c'è tutta la fede del mondo. Dai ragazzi, ma siamo felici perché sapete cosa ci vuole dire Pietro? Che nonostante le nostre povertà, nonostante le nostre fragilità, Gesù ci ama da morire, ci ama tantissimo. Ma provate a pensare alla povertà di Pietro, ha rinnegato Gesù eppure gli chiede di diventare il primo papa, il primo capo della chiesa, colui che guida e accompagna tanta gente cristiana. Allora ragazzi, anche noi cosa possiamo fare come Pietro? Possiamo continuare a camminare sui tuoi passi! Ehi ragazzi, guardate chi si sta per affacciare alla finestra! Il successore di San Pietro, Papa Francesco! Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Oggi avevamo proprio degli inviati speciali. Sì, sì, c'era anche Papa Francesco. Sì, direttamente da Piazza San Pietro solo per noi. Che bello. Eh sì, oggi la figura di Pietro ci ha proprio ricordato come il Signore, anche nelle nostre fragilità e nelle nostre cadute, quando ci dimentichiamo di Lui, però Lui ci dà sempre la possibilità di rialzarci, ci dona il suo coraggio e ci affida una grande missione. Proprio come ha fatto con Pietro, a cui ha affidato la missione di costruire la sua chiesa sulla roccia. Ma non quella chiesa solo fatta di mattoni, perché anche noi in cammino verso Gerusalemme siamo chiesa. E allora ringraziamo il Signore di questo grande dono e ringraziamo il Signore per il dono della fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, alle volte faccio fatica a fidarmi di te, perché non ti vedo, non sento la tua voce. Fidarsi è credere che tu sei l'amico che mi vuol bene, che non mi lascia mai. Il tuo sguardo mi accompagna ovunque, il tuo amore mi sostiene e mi fa andare avanti, anche quando dico di non conoscerti. Signore, desidero seguirti, perché tu sei la roccia della mia vita. Aiutami a credere sempre di più nel tuo amore per me. Amen. Conosci me, conosci i desideri del mio cuore. Come potrei fare a camminare senza te? Ho imparato dal tuo sguardo ad amare nel profondo. La gioia e nel dolore resterò fedele a te. Io ti seguirò senza forse, senza ma. Nelle tue mani la mia vita come il sole brillerà. Io ti seguirò senza forse, senza ma. Voglio respirare a fondo ogni momento che sarà. E l'impegno di questa settimana è proprio ricordarci come il Signore è la roccia della nostra vita, sulla quale vogliamo costruire la casa della nostra vita. E per ricordarcelo ogni giorno, allora siamo invitati a prendere un sasso e a scrivere su questo sasso il nome Gesù. Questa roccia con scritto Gesù la potremo mettere sul nostro comodino o in un posto della nostra stanza, dove quando passiamo durante la nostra giornata ci ricordiamo proprio come Gesù è la roccia della nostra vita e il nostro desiderio di seguirlo e di rimanere sempre sui suoi passi.
buona giornata. Ci vediamo venerdì prossimo. Ciao! Ciao!